Quale può essere il contributo della Commissione Pesca del Parlamento europeo nei confronti della marineria di Mazara del Vallo? Io penso che sia importantissimo, tant'è che ho pensato di portare, diciamo, la Commissione Pesca a Mazara del Vallo, che rappresenta, come dire, un comparto importante nel settore della pesca, e penso che portare l'Europa in Sicilia e portarla a Mazara del Vallo, che è, insomma, sappiamo essere la realtà più importante per quanto riguarda la pesca, è un fatto per me, era dovuto in qualità di europarlamentare, anche votato dalla Sicilia, e quindi mi sembrava giusto essere vicino ai pescatori, vicino a questa città che tanto sta soffrendo in questo momento. Quindi siamo vicini ai pescatori, ecco, avvicinare la Sicilia, in particolare i pescatori di Mazara del Vallo, ma tutti i pescatori della Sicilia all'Europa, ecco, ritenevo fosse una cosa importante, perché dobbiamo prendere anche dei provvedimenti, dobbiamo fare qualcosa per questa realtà. C'è qualche punto in itinere importante che oggi verrà discusso a Mazara del Vallo? Avete le idee chiare su qualche proposta che può significare un'importanza speciale per la marineria mazarese? Ma certamente ci sono i fondi FEAMP che verranno, diciamo, elargiti a favore, diciamo, in considerazione dei problemi che ci sono in questo momento a causa della guerra, e quindi problemi per quanto riguarda i carburanti, problemi per quanto riguarda anche le difficoltà, diciamo, di tutta la filiera che riguarda il settore della pesca, per cui abbiamo o stiamo mettendo a disposizione degli strumenti, parliamo di fondi ovviamente, per venire incontro alle difficoltà che in questo momento i pescatori in generale, ma quelli di Mazara del Vallo, stanno, come dire, soffrendo. Ci saranno anche, stiamo facendo in modo di bloccare alcuni provvedimenti che purtroppo la Commissione aveva preso nei confronti della pesca, e quindi, cioè, dire il fatto di elevare quelli che erano quei contributi rispetto alle accise che noi abbiamo bloccato, abbiamo presentato degli emendamenti, ecco, anche per questo io ho voluto portare la Commissione per fare vedere la realtà, le difficoltà e quello che cos'è il comparto della pesca in Sicilia e in modo particolare a Mazara del Vallo, che rappresenta ovviamente la fonte di guadagno, ma l'ho fatto anche per un altro motivo, sarebbe quello fargli vedere, a parte le bellezze della città, anche il fatto che Mazara del Vallo è una città multietnica, straordinaria, ordinariamente multietnica, e quindi, ecco, per i temi che mi occupo io anche della migrazione, per me, ecco, fare vedere anche questa realtà era molto importante, per dire, vedete, Mazara è riuscita ad accogliere e stanno insieme senza avere problemi, quindi anche l'Europa lo può fare. Serve una prospettiva più mediterranea per quanto riguarda l'Europa nell'ambito della pesca, ecco, problemi di restringimento degli areali. Ecco, ci sono diverse problematiche. Certo, ci sono diverse problematiche che stiamo cercando di affrontare e risolvere, perché io credo che i problemi che ha il mare, la biodiversità, o piuttosto quelli che sono gli stock ittici, di sicuro non sono problemi causati sicuramente da pescatori, ma bisogna ricercare in altri ambiti, e quindi non è che tutto viene, diciamo, scaricato come se fossero colpevoli i pescatori. In realtà i pescatori dovrebbero e sono, io penso, anche i custodi del mare, quindi vorremmo fare in modo di mettere al centro, anche per quanto riguarda la biodiversità, ma soprattutto quello che è i cambiamenti climatici. Il pescatore deve essere e deve restare il protagonista del mare, perché di mare ci vive, e quindi io penso che sia il più rispettoso di tutti rispetto a questi cambiamenti.